Anche Paolo Del Debbio è stato molestato. Una volta in camerino entrò una donna in accappatoio. Mi disse, vorrei stare qui con lei un attimo. Io le dissi di coprirsi. Me l'aveva mandata qualcuno perché ci cascassi, oggi sono single. Oltre i 65 vado via come il pane e… meno. Ci dica. Quando facevo Mattino 5, ero lì in camerino che mi stavo preparando per la puntata. Ad un certo punto, si apre la porta ed entra una donna. Com'era vestita? Era una bella tordolona, in accappatoio. Cosa le disse? Le dissi, signorina, ma che è uscita dalla doccia che sta in accappatoio? Lei mi rispose, vorrei stare qui con lei un attimo. E cosa rispose? No, ho da prepararmi per la puntata, anzi visto che c'è la porta aperta nel corridoio meglio che si copra se no prende freddo. Perché una cosa… Uno scherzo? Figurati se una donna alle 7:05 del mattino ti viene… Di che tipo? Né me stesso, non sono… Lei è single? Sì. Cosa le dicono le donne che la incontrano? Che oltre 65 vado via come il pane, ha scherzato Del Debbio a Rai Radio 1.